Buongiorno ragazzi, buongiorno, bentornati, un nuovo giorno, un nuovo video. Sono seduto sul bordo della cellula e alle mie spalle ho già preparato un setup. C'è anche un tagine, ma è solo di arredamento. Allora, l'anno scorso, di questo periodo più o meno, in piena estate, ho realizzato un video dove testavo una power station con il frigorifero a compressore collegato. Cioè, il test consisteva nel capire quanto tempo tale power station poteva fornire energia a frigorifero al compressore. La power station carica al 100%, scollegata da qualsiasi forma di alimentazione. No pannelli solari, no 220, no 12 volt. Semplicemente una power station carica piena e il frigorifero a compressore, in questo caso il nostro, quello che usiamo come frigorifero supplementare di estate, che è un Mobicool a compressore da 40 litri. Quindi un frigorifero a compressore medio, non di fascia alta, non di fascia cheap. Un frigorifero a compressore che noi abbiamo da diversi anni e che funziona molto bene. Questo test era interessato a molti di voi. Ho deciso quest'estate 2023 di ripeterlo con lei. EcoFlow River 2 Pro, che è di questa fascia, di questa categoria, una delle power station più vendute. Allora, ti faccio vedere. Power station carica tac al 100%. Il frigorifero a compressore in questo momento è spento, ma l'ho appena spento. Frigorifero è pieno, ti faccio vedere. Vedi? Roba da bere. Il frigorifero è pieno, ma già in temperatura 2 gradi, perché a me piace la roba ghiacciata, quindi 2 gradi. Allora, il mio consiglio, come già nel vecchio video, nel video precedente, questo tipo di test è: porta sempre il frigorifero in temperatura prima di partire per il tuo viaggio. Chiaro che se vivi in camper la questione è diversa, però se tu stai partendo per la tua vacanza, per il tuo weekend, quello che è, il giorno prima lo riempi con le cose che ti devi portare via, lo attacchi alla 220 e lo porti già in temperatura. Così salvaguardi la power station, la batteria della macchina, quello che è, risparmi energia, non è che la risparmi, semplicemente la prendi dalla 220 e non vai ad affaticare la forma di alimentazione mobile che ti porti con te in vacanza, in viaggio, in gita, dove vuoi tu. Allora, collegamento semplicissimo, cavo no 12 volt col suo spinotto, lo vado a collegare al frigorifero. Lo spinotto accendisigaro lo andiamo a collegare alla power station, fatto. In questo momento è ancora spenta perché devo accendere qui tramite questo tasto qui. Quindi il frigorifero, vedi, è ancora spento. Guarda qua, 5 agosto 13 e 32. Siamo io Giacomino, eh? 5 agosto 13 e 32. Adesso io accendo la power station. Verifica, guarda, 100%. Accendiamo, vedi che si è acceso il LED. Il frigo è acceso. Il compressore è partito, la temperatura è impostata su 2 gradi, adesso era spento quindi ha preso un grado. Quando arriverà a 2 gradi staccherà. Il consumo a compressore acceso, 34, 33, 42, insomma una quarantina di watt. Guarda cosa dice la EcoFlow. Dice che ci fornirà corrente per alimentare il frigo per 17, 16 ore, 16, 17 ore. Ma 16-17 ore col compressore acceso. Il compressore più o meno lavora un terzo del tempo, cioè un minuto sì, 2 minuti no. Quindi su un'ora più o meno 20-25 minuti. Quindi quel dato dovrebbe più o meno moltiplicarsi per 3. Però noi ci fermeremo al 20%, non porteremo la River 2 Pro fino allo 0%, perché comunque non gli fa bene. Quando arriviamo al 20%, stacchiamo, che è la stessa cosa che abbiamo fatto col test dell'anno scorso. Quindi poi potrai, se ne avrai desiderio, andare a fare un paragone tra le due power station e i tempi di resa, diciamo così. Allora, frigorifero pieno, impostato a 2 gradi di temperatura. Fuori ci sono una trentina di gradi scarsi, più o meno. Dico fuori anche se siamo dentro perché qui è tutto aperto. Quindi praticamente è come essere fuori. Semplicemente non è al sole, ovviamente. Il frigo è pieno, la roba dentro era già fredda, il frigo era già in temperatura. Stesse identiche condizioni dell'anno scorso. Questa power station ha una capacità di 768 watt ora. Vediamo che risultato otteniamo. Siamo partiti alle 13:32. Facciamo l'una e mezza di sabato. Vediamo stasera
a che percentuale sarà scesa la power station e poi domattina, domani pomeriggio, lo sai come funziona. Insomma, vediamo per quanto tempo questa River 2 Pro fornirà energia al nostro frigo compressore, che, ultimissima cosa, poi ti lascio, che in questi giorni, in queste ore, noi continueremo ad usare normalmente, quindi continueremo ad aprire e chiudere quando ne avremo necessità, ovviamente, non è che è bandito l'utilizzo del frigo. Ci vediamo più tardi e cominciamo a vedere come va, ok? Oh ragazzi, guarda un po', 7:32, quindi praticamente 6 ore, 13:32, 19:32, è piovuto un pochettino, quindi abbiamo fatto bene a mettere tutto dentro la cellula, anche se è ancora cabriolet. Andiamo a vedere la situazione, è un po' buio, spero tu vedrai a sufficienza. Frigo acceso, 2 gradi, luce arancione, vuol dire che il compressore è in stand by. Infatti l'EcoFlow dice che non ci sono carichi, vedi che è tutto a zero. Abbiamo ancora 85% di carica, te lo faccio rivedere. Sono passate 6 ore e abbiamo consumato, diciamo così, il 15% della carica integrale della power station, perché era al 100%. Per stasera bene così, vediamo domani mattina a che punto ci troviamo, ok? Bella lì. Buondì ragazzi, è domenica, siamo al giorno dopo, sono le 10:50, 10 lo vedi? 10:51, quindi praticamente siamo a poco più di 21 ore, vediamo un po' come siamo messi qua. Qui abbiamo la nostra River 2 Pro che dice, oh, guarda un po', 70%, il frigo è acceso, 2 gradi stand by, 70% raga, il 70% è un botto, non ha consumato niente, 30% in 21 ore, quindi vuol dire, minchia buono, vuol dire che dovremmo fare 2 giorni interi entro il 20% di carica residua, perché ti ripeto, non arriveremo allo 0%, ci fermeremo al 20%, perché comunque scaricarla fino allo 0%, cioè proprio prosciugarla, non gli fa bene a questi sistemi qua. Quindi meglio preservarle un po'. Il mio consiglio intrinseco, al di là di compressore, frigorifero e quello che è, cerca di tenerle almeno fino al 20%, 15, non meno di 15, se stai sui 20 è ancora meglio. Questo è il mio consiglio. Poi se altri ti dicono di fare diversamente, fai come ti dicono gli altri, non ascoltare me, non ti preoccupare. Io faccio così. Allora, abbiamo detto 10:50, 21 ore poco più, 70%. Vediamo nel tardo pomeriggio, direi. Sì, a questo punto direi nel tardo pomeriggio, dai. Ci aggiorniamo dopo. Qua viene a piovere tra poco, mi sa, eh. Scusa, sono un po' impolverato perché ho appena finito di lavorare. Ah, infatti gocciola, vedi? Ho appena finito di lavorare, sono un po' impolverato e anche un po' raffreddato dalla polvere. Sono le 7:40. 19:40 di domenica, ovviamente. Andiamo a vedere a che punto siamo, perché secondo me, insomma, cominciamo ad essere forse vicini al nostro traguardo, diciamo, non lo so, vediamo. Come al solito, frigo acceso, lo vedi qua, 2 gradi. Ah, tra l'altro adesso vedi, è scattato a 3, quindi adesso ha attaccato il compressore e infatti guarda qua, si è accesa anche il display della River 2 Pro e siamo al 49%. 49% è buono, porca miseria. Se noi abbiamo iniziato alle 13 di ieri, 13:30, alle 13:30 di oggi abbiamo fatto 24 ore, sono le 19, diciamo, e 30 più o meno. 19:30 sono altre 6 ore, siamo a 30 ore. 30 ore, 19:41. Poco più di 30 ore di funzionamento e siamo a quanto siamo? 49%. Dai, diciamo al 50%. 50%, 30 ore vuol dire che se la indicativamente, perché poi le variabili sono molte, se indicativamente la lasciassimo arrivare fino allo zero, fino a scaricarla completamente, dovremmo arrivare indicativamente a una sessantina di ore. Una sessantina di ore che sono 2 giornate intere e mezzo, senza nessun tipo di alimentazione.
stagione, è assolutamente staccata da tutto. Beh, non è un risultato da poco, eh? Non è un risultato da poco. Te lo ricordo, 768 wattora di capacità la River 2 Pro. Vediamo domani mattina a che punto siamo. Ho notato da ieri sera a stamattina che ovviamente di notte il consumo diminuisce. C'è più consumo di giorno che di notte. È normale per due ragioni. Di giorno fa più caldo, quindi il compressore deve lavorare di più per mantenere la temperatura all'interno del frigo. Di notte io dormo, non è che sto qua ad aprire e chiudere il frigo. Invece di giorno, come ti ho detto, il frigo è in utilizzo normale, quindi apro, chiudo, prendo l'acqua, prendo da bere, prendo questo, prendo quello. Anche quello sicuramente influisce. Va bene, ci vediamo domani mattina, che è lunedì, e vediamo come siamo messi. Ma tu vedi o non vedi questo riflesso? Boh. Vabbè, 10.39 di lunedì, lunedì 7 agosto. 10.39 di lunedì 7 agosto, quindi mancano 3 ore ad arrivare alle 48 ore, quindi siamo a 45 ore. Andiamo a fare il nostro solito check. Non ti ho neanche salutato, buongiorno ovviamente, buongiorno. Andiamo a vedere, aspetta che lo sai, no? Che qua funziona, che mi devo arrampicare. Vediamo un po'. Intanto funziona ancora tutto. Frigo acceso, in stand-by, e qui abbiamo la nostra power station che dice, guarda un po', 30%, raga, è ottimo. 45 ore, 30% ancora di carica residua. Vediamo fino a quanto riusciamo a tirare. A 20% tiriamo le somme. 10 e 40 di lunedì, siamo quasi alle 48 ore, siamo oltre le 45, abbiamo ancora il 30% di carica residua. E già così è un risultato ottimo, perché questo cosa significa? Significa che tu prendi, ti vai a fare il tuo weekend, power station, frigorifero, con la roba fresca dentro, fai il tuo weekend, torni che il frigorifero ancora funziona, cioè hai ancora carica nella power station. Ovvio, devi considerare una cosa: se tu il frigorifero, metti caso, viaggi in macchina con la tenda, che ne so, è chiaro che il frigorifero magari sta più al caldo, quindi il compressore deve lavorare di più, quindi avrai una resa minore. Devi sempre tener conto che le variabili sono tante, non è un test unico, preciso, perfetto per tutti, ok? È indicativo. Ci vediamo fra qualche altra ora, vediamo a che punto siamo arrivati. Siamo oltre il secondo giro di boa, eh? Guarda com'è sbrilluccico qua con la luce stroboscopica qua che ho in testa, eh? Testa di ginocchio. Guarda qua. 13 e 44 e siamo oltre il secondo giro di boa, vale a dire quello delle 48 ore. Andiamo a vedere com'è la situazione. Ovviamente tutto ancora funzionante. Guarda. 24, guarda che si è appena attaccato il compressore adesso, vedi? 40 watt, 35, 33, eccetera. 24%, frigo in funzione. Ti ripeto, 13.44, abbiamo superato le 48 ore. Da pochissimo, da qualche minuto, da 10 minuti, non di più. Però abbiamo ancora il 4% di, diciamo il 4% di autonomia, perché noi ci fermiamo al 20%. Quando arriviamo al 20% facciamo anche una proporzione, una stima di quanto effettivamente potrebbe durare se avessimo intenzione di scaricarla fino allo 0%. Per adesso 48 ore, e non è poca roba, raga, eh? Non è poca roba. Ci vediamo quando scocca il 20% e tiriamo le somme. Mi sono perso via, mi sa che abbiamo sforato, vabbè, guarda. 15.46, perché stavo facendo delle cose, stavo facendo dei lavoretti e mi sono perso un attimo via. Quindi secondo me abbiamo superato la soglia del 20%, cioè siamo sotto. Però va bene, non cambia niente, voglio dire, non è che siamo a zero, vediamo. E infatti, guarda. 18%, allora diciamo che al 20% ci siamo arrivati verso le due e mezza, dai, è un calcolo empirico. Praticamente abbiamo fatto con l'80% della carica di questa power station da 768 wattora, la EcoFlow River 2 Pro, abbiamo fatto 49 ore di funzionamento. Raga, è un bel risultatone. Allora, 49 ore vuol dire che se arrivassimo a zero più o meno arriveremmo a una sessantina di ore, che più o meno era il calcolo che avevamo fatto inizialmente, se non sbaglio. 49, 48, 50 ore più o meno, insomma due giorni interi di funzionamento del frigorifero a compressore
in questo caso è da 40 litri, ma non ti credere che cambia tanto a livello di consumi, perché il compressore più o meno è sempre quello. Quindi 2 giorni interi di funzionamento del frigorifero e abbiamo ancora carica nella nostra EcoFlow River 2 Pro. Quindi ti confermo che se tu ti vai a fare il tuo weekend col camper, col van, con la macchina, con la tenda, con la moto, ma con la moto no, perché dove te lo metti il frigorifero, però hai capito, insomma, quelle situazioni lì da weekend, con una EcoFlow River 2 Pro per la questione frigorifero sei coperto. Poi, secondo me, quello che serve per fare bingo è un pannellino solare, pieghevole, non pieghevole, vedi tu, da 100-120 watt, te lo carichi in macchina, quando sei fermo col tuo bel cavo lo metti al sole, quindi aumenti l'autonomia, lo usi anche per ricaricare il telefono, la macchina fotografica, quello che è, io sono sicuro che 2-3 giorni li fai tranquillamente, anche un weekend lungo, 3-4 giorni. Chiaro, stiamo parlando di un utilizzo da gita, quindi senza troppe utenze attaccate, una lampada, un telefonino, il frigorifero, se cominci ad attaccarci turbovent, pompa dell'acqua e basta, è chiaro che le cose cambiano. Io direi che il nostro test si conclude qui. Adesso io vado a staccare il frigorifero, me lo rimetto in camper, perché comunque ogni volta dover uscire dal camper per prendere l'acqua mi è scomodo. EcoFlow River 2 Pro, ti lascio il link in descrizione, il codice sconto in descrizione, se sei interessato la puoi acquistare, se non sei interessato non c'è problema, ci siamo fatti una chiacchierata. Se hai qualche domanda scrivimela nei commenti, se la so ti rispondo, se non la so mi informo e ti faccio sapere, se posso, volentieri. Basta raga, abbiamo detto fin troppo. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo test, al prossimo giro, non lo so. Bella!